Oggi indosso proprio il primo vestito che ho trovato nell'armadio. Ovviamente scherzo, indosso questo fantastico abito plasmato dalle mani delle eccellenze artigiani liguri. Infatti oggi ci troviamo qui ad Altare, in provincia di Savona, dove scopriremo la storia e le curiosità sulla lavorazione del vetro. Nel nostro laboratorio utilizziamo due tecniche differenti, la soffiatura del vetro borosilicato e la vetrofusione del vetro bullseye. Nel caso dei gioielli, che saranno presentati poi durante la serata finale di Miss Muretto, si parla di moduli in vetrofusione, di vetro bullseye, abbinati a vetro soffiato oppure pietre dure. La lavorazione del vetro soffiato borosilicato è una, diciamo, declinazione moderna della soffiatura tradizionale del vetro. Al posto del crogiolo abbiamo delle canne, dei tubi in vetro borosilicato, che vengono poi lavorati con il cannello. Questo abito è stato realizzato con dei moduli in vetro soffiato. Vediamo delle punte che sono state cucite a questo supporto in tulle bianco, e invece il corpetto è stato realizzato tramite una tecnica abbastanza utilizzata anche dai bambini, cioè la tecnica del telaio. Questa terra è piena di sorprese. Chi avrebbe mai pensato di indossare un abito di vetro? Mi sento come una principessa delle favole. E tutto questo accade solo in Liguria.